attraverso i sentieri di Montepenna che conducono alla Cunicella, c'è sotto la Cunicella, località con la croce. E cosa c'è qui? Una bella croce. Qui si nota, è ricca di flora. Questo è un altro bell'innesto, si legge sul selvatico, sul marino selvatico. Ma sembra un ambiente marino, tu pensa qua, nel corso di milioni di anni, cosa c'era? Ecco qua un altro bell'innesto, e qui c'è la grotta, un altro innesto sta qui. Guarda com'è bella sta grotta, guarda che roccia, vedete? Soffermiamoci piano piano, asparagi selvatici, eccola, vedete? Qua qualcuno ci vuole, vabbè, poi la prossima volta ve la faccio vedere, anzi andiamo piano piano. Che ci hanno buttato qua la carta, ecco qua, vedete la grotta? Una bella grotta. No, consideriamo questo, ma perché buttano la roba, stanno sempre incivili. Consideriamo che questa grotta, almeno quella dell'età mia, era più profonda. Poi con gli anni qua si è otturato l'ingresso, quindi questa grotta da lì, proseguiva qui, ma era 2 metri più sotto. Ecco quel che rimane. Qui il comune fa un bel percorso archeologico. Qua c'è una pala e una gravina. Una persona qua, che la giornata toglie tutta sta roba, questi sono tutti i detriti caduti da lì sopra.